ogni domenica in simulcast con sportnelweb.it. Segui Top Goal, il contenitore del weekend con il calcio dilettantistico in diretta. Controlla il palinsesto su suradio.raibobo.it. Rientriamo in diretta in questa ultima parte del TCB Show. Oggi è, come ben sapete, il o meglio, fra poco più di un'ora sarà il compleanno di tutto il calcio blog. Sono 11 campane, come si suol dire in questi casi, 11 anni. Li vogliamo festeggiare con due delle colonne portanti di questo sito e di questa trasmissione, perché sono gli 11 insieme a sottoscritto a essersi sorbiti tutte le puntate. Do il benvenuto in trasmissione a Stefano Stradotto. Buonasera Stefano. Ciao Massimo, buonasera a tutti. E buonasera Francesco Del Giudice. Ciao Francesco. Ciao Massimo, ciao Stefano, ciao a tutti. Allora, cominciamo questa parte. Innanzitutto, questa puntata che appunto numericamente ci porta a chiudere il primo anno di questa trasmissione, cominciata un anno fa in occasione del decennale di tutto il calcio blog, si chiude un anno in cui, tirando le somme, abbiamo, parliamo di Rabi innanzitutto oggi, ha visto l'addio di Del Vecchio e di Dotto, ha visto tra i vari cambiamenti radiofonici, cosa possiamo sottolineare? Il mondiale femminile, ha visto l'inserimento in trasmissione di qualche voce nuova, soprattutto adesso si sta tentando di sostituire Del Vecchio in Puglia, ha visto, oddio, forse Piccinelli un anno fa non c'era ancora, però se dobbiamo tirare le somme, comincio da Stefano, di questo primo anno, avete qualcosa da aggiungere alla mia lista? Ma direi che è stato l'anno anche di ambientamento per quanto riguarda i nuovi orari del campionato, perché insomma, sono partiti con negli ultimi mesi del 2018, quindi in realtà è stato il 2019 quello a regalarci, tra virgolette, uno spezzatino ulteriormente accresciuto, e quindi insomma a mettere ancora maggiormente a dura prova la trasmissione tutto il calcio nel primo minuto in quanto tale. E quindi insomma c'è stato questo tipo di situazione soprattutto da affrontare, ancora più che in passato, e direi che tutto sommato se ne è usciti in maniera dignitosa, soprattutto direi in questa stagione 2019-2020, quantomeno come abbiamo già sottolineato altre volte, con le partite, le tre di Serie A della domenica pomeriggio, sempre di una buona qualità a livello di classifica, di big impegnate, quindi insomma a salvare un po' la baracca assieme alle partite di Serie B. E per il resto sì, quello che ci davi tu è stato un po' il fulcro dell'annata, si è chiusa definitivamente la generazione storica con gli addii di Dotto e Del Vecchio, cioè, adesso sì, in atto questo esperimento in Puglia, a Lecce, perché poi attualmente l'unico campo pugliese presente è Lecce. Insomma, due situazioni nelle quali abbiamo sentito prima l'esordio di Antonio Gnoni, poi il ritorno di Emiliano Cirillo, che già in passato un paio di volte aveva sostituito Del Vecchio. Vedremo insomma, se sarà fatta una scelta o se verrà fuori un terzo incomodo. Una situazione che ricorda un po' quella accaduta in Sardegna con Andrea Coco, quando Andrea Coco andò in pensione. Anche lì si provarono due o tre cronisti per una partita o due al massimo. Mi ricordo Paolo Mastino, Vasco Pirri, forse anche un altro, e poi si arrivò a Diego Carmignani, che fu lanciato poi dalla Sardegna ad essere proiettato nella redazione centrale. Quindi vedremo se in Puglia accadrà lo stesso. E direi sì, insomma, la crescita in questo 2019, la crescita sicuramente dei nuovi cronisti, diciamo, da considerare come dire titolari da anche da radiocronache integrali, lo stesso Piccinelli appunto, che ha esordito questo anno, è stato subito lanciato in radiocronache integrali, soprattutto in campionato, anche in Coppa Italia recentemente. Direi che è stata accresciuta di molto anche così la posizione di Carmignani in questo senso, sia in Coppa, anche in Coppa Europea, sia in campionato. E la crescita, direi, sottolineerei anche la crescita di Daniele Fortuna, che penso sia quella forse più netta di quest'annata.
Concordo, concordo in pieno. A Francesco faccio la medesima domanda, mi permetto di forse aggiungere alle osservazioni fatte finora anche tutta la rotazione che poi ha portato al ciclismo, a Codignoni, al Giro d'Italia, a quelle che sono le prospettive future. Ecco quello che mi è venuto in mente, che volevo dire. Tra l'altro, giudizio veloce, perché ne approfitto nella scaletta settimana prossima, l'inserimento del classico Barcellona-Real Madrid mercoledì. Francesco. Beh, dobbiamo anche sottolineare, ti sarà sfuggito, ma essendo un po' più lontano nel tempo, la cessione, tra virgolette, di Delfino, quindi un'altra colonna che ha lasciato tutto il calcio, vabbè, è stato ormai, non dico metabolizzato, però sono passati degli anni, si parla di marzo, quindi voglio dire, non è più una notizia, un abbandono fresco, ecco, ce ne sono stati altri successivi, quindi ci sta. A quanto diceva Stefano, ho poco da aggiungere, se non, e qui siamo ripetitivi, forse l'eccezionale riuscita dell'esperimento, che non è più tale ovviamente, Codignoni alla Formula 1. E poi per quanto riguarda il calcio, sì, diceva bene Stefano, la crescita di Fortuna e di Carmignani, anche alla luce delle ottime prove che hanno offerto in occasione delle partite di Coppe Europee, sia in casa che in trasferta. Poi sul ciclismo, sì, è stata un'annata in particolare per il ciclismo, perché si sono alternate più voci, si è trovato Piccinelli al Tour e alle classiche, ed è stata una giusta intuizione questa. Direi che il banco di prova sarà l'anno prossimo, che è anno olimpico, anzi europeo prima e olimpico dopo, quindi lì sarà un po' la prova del 9 per alcune voci. Poi sempre tenuto conto che ad oggi non sappiamo come verranno composte le squadre, quali criteri poi saranno la base della composizione delle squadre che andranno a raccontare questi due eventi, squadre che ci ripetiamo non saranno numerose come negli anni scorsi, per via delle politiche di contenimento dei costi e per via oltretutto del fuso orario giapponese. Però ecco, possiamo dire che il 2019 è stato radiofonicamente un anno abbastanza difficile nella prima parte, però molto più positivo e più ottimista, se vogliamo, con più spunti di ottimismo della seconda. Vediamo adesso come riprenderà, come rivedremo nell'ormai incipiente anno successivo, anno prossimo, tenuto conto poi che quest'anno c'è un campionato molto più vivo del precedente, vivo in ogni settore di classifica, scudetto, Coppa Europea e salvezza, quindi saranno banchi di prove importanti, dei big match e non solo, direi tutte le sfide, tutto il girone di ritorno di questo campionato prima dell'appuntamento euro-olimpico. Mi gioco qualche carta, che secondo me l'impegno olimpico soprattutto verrà fatto alla modalità di Brasile 2016, quindi con molti, intendo gli mondiali, era 2014, scusate, temo sarà molto dal tubo, visto che anche l'orario non aiuta, nel senso che gran parte delle gare andranno nella notte italiana, soltanto che il palinsesto sarà notte e mattino, mentre le Olimpiadi brasiliane erano pomeriggio notte. Ripeto una domanda che ho fatto a tutti gli ospiti della puntata di oggi. Intanto vi anticipo, che così mettete tutto in agenda, che noi non torniamo come ci aspettavamo venerdì 10, perché abbiamo una concorrenza sleale da parte di Radio 1, che ovviamente manderà in quella giornata, nel giorno del compleanno, uno show che noi saremo puntualmente bravi ad ascoltare per poi commentare con qualche lacrimuccia per i 60 anni della trasmissione. Noi torneremo quasi sicuramente venerdì 17, bando di ogni scaramanzia, gennaio. Si festeggiano i 60 anni fra poco meno di un mese della trasmissione, che è la trasmissione più longeva della storia della radio, se non della televisione.
con Massimo De Luca prima discutavamo sul fatto che non riesco a capire se stiamo festeggiando dei bei ricordi o se stiamo festeggiando una trasmissione che vive e festeggia insieme a noi, nel senso che la trasmissione è stata molto snaturata nelle sue caratteristiche. De Luca ha addossato le colpe quasi in toto alla Lega di Serie A. Io dico però anche che il modo di raccontare è leggermente diverso rispetto al passato. Come la pensate? Comincio da Stefano. Ma sì, innanzitutto è interessantissimo l'intervento di De Luca, perché è stato quasi un saggio, insomma, di giornalismo e di giornalismo radiofonico in particolare. Mi permetto solo specifico della tua domanda. Mi permetto solo, scusa un attimo Stefano se ti blocco, dimmi. Che è l'unico conduttore di tutto il calcio ad aver partecipato a questa trasmissione, ricordiamocelo. Ebbene, non è poco. Scusate se ogni tanto mi accavallo, ma essendo, come sentite, in esterna, ho dei problemi di ricezione a volte. Appunto, dicevo che effettivamente il tema trattato è quello un po' più spinoso forse dell'ultimo decennio, direi, no? Perché fino a una decina di anni fa, tutto sommato, lo spezzatino c'era, però era ancora limitato. È stato in questo decennio che piano piano siamo andati sempre più a togliere dalla collocazione storica della domenica pomeriggio. È una bella domanda la tua, questo dilemma posto sul fatto, appunto, se considerare un festeggiamento o soltanto una sorta di amarcord. Da un lato questo ultimo aspetto è senz'altro presente, perché è inevitabile che forse una percentuale anche maggiore sia da ascrivere appunto a una nostalgia più che a una celebrazione attuale, perché è innegabile che comunque sia la radio sia stata per il campionato di calcio il punto di riferimento principale a livello di diretta fino a metà anni 90, per cui per oltre 30 anni se consideriamo soltanto tutto il calcio minuto per minuto in sé per sé. Perciò questo è un punto che ovviamente si è perso in questi ultimi anni. D'altro canto, secondo me, comunque sia, la radio ha sempre dimostrato di sapersi reinventare. Ci sono anche degli aspetti magari da cogliere in positivo, nel senso che tutto sommato lo sottolineava, credo, anche Giovanni Scaramuzzino qualche tempo fa, non ricordo in quale contesto. Tutto sommato, se pensiamo magari anche al fatto che tutto il calcio si è comunque sdoppiato, nel senso, prima era solo la domenica, oggi con meno partite per entrambe le scalette, ma sia il sabato sia la domenica. Questo può essere una chiave di lettura differente di come comunque le epoche cambino, però che da un lato perdi su un fronte, ma puoi anche aggiungere su un altro. Ovviamente i radiocronisti si sono dovuti specializzare maggiormente nelle radiocroniche integrali, che si sono comunque sia estese a tutto il fine settimana e anche oltre, però è un modo di fare radiocronaca differente, proprio un lavoro differente quello di fare una radiocronaca integrale e quello di essere in scaletta, ma anche quello è stato così, per così dire, implementato in maniera forzata, ma caratterizzando magari la carriera di radiocronisti di generazioni più a noi vicine maggiormente rispetto a quelli del passato. Insomma, ci sono comunque degli aspetti da considerare che magari ci fanno pensare con nostalgia al passato, ma chissà, non sono stati neanche poi tutti così malvagi. E c'è poi anche da considerare un altro aspetto, che la storia tutto sommato è ciclica. Cosa intendo dire? Che in definitiva ascoltiamo anche nelle registrazioni che abbiamo modo di ascoltare sul nostro sito, nella rubrica Marcord, anche scalette, insomma, di inizio 70, addirittura fine 60, forse 69, comunque partono le prime registrazioni che abbiamo a disposizione, e lì i campi in scaletta la domenica erano solitamente 5, 4 di A e 1 di B tendenzialmente. Il ciclo si completa, oggi come oggi, dopo 60 anni, siamo tornati ad averne 5, forzati, perché all'epoca 5 erano scelti tra tutte le partite, in questo caso 5 li abbiamo forzati, 3 di A e 2 di B solitamente. Però insomma c'è anche questo parallelismo con il passato, come a dire, si è iniziato così e si è tornato ad essere così, anche se in maniera diversa, anche se in maniera più forzata. Però
però ritengo che comunque la radio come strumento, questo l'abbiamo detto molte volte, sia comunque sempre attualissima, e nonostante i cambiamenti, nonostante le modifiche, alla fine debba prevalere l'aspetto del festeggiamento, nonostante tutto. A Francesco chiedo un parere a riguardo, rincarando la dose, perché a un certo punto della chiacchierata ho addirittura portato a giocarmi la carta del tutto il calcio con due campi, magari in un turno in cui la serie B non gioca o non propone delle partite. Non viene in mente che, se non ricordo male, l'ultimo turno 2019 avrà solo due campi di serie A, adesso vado alla verifica, però onestamente si può dare ancora a questa trasmissione questo nome? Non voglio essere drastico, però la riflessione è questa: fra una settimana, domenica 22, ci saranno due campi di A e due campi di B. Oso troppo nel proporre addirittura di rivedere il format cambiando nome alla trasmissione? Mi permetti prima una brevissima parentesi, apro e chiudo. Su De Luca farebbe un figurone anche nella radio di oggi. Questa è un'opinione che condividiamo in molti, direi. Mi fu suggerita da Marco D'Alessandro, uno dei senatori del nostro blog. Quindi, tornando al discorso che facevi, si potrebbe dire tutto il calcio disponibile, minuto per minuto, anche se poi in effetti, e qui mi riallaccio a uno dei cavalli di battaglia di Stefano, la mancanza cronica ormai di un'alternativa, che potrebbe essere il campo di Serie C o quant'altro, ha ulteriormente posto dei paletti alla trasmissione. Dicevi sul turno di fine anno con quattro campi in tutto, 2A di 2, 2A, 2 di B, credo che questo format sia stato sperimentato anche nello scorso campionato, non vorrei sbagliarmi, però è molto probabile, quindi non sarebbe di per sé un evento imprevisto. E comunque credo che in ogni caso la redazione si attrezzerà, o abbia, voglio sperare, ma ne sono piuttosto, sono fiducioso in tal senso, un piano B per delle situazioni così particolari, ma comunque non di emergenza assoluta, perché il calendario viene diramato qualche tempo prima. E sempre rifacendomi all'ultima parte del discorso di Stefano sulla ciclicità, sui corsi e ricorsi, è giusto quello che dice, naturalmente, però tutto ciò va a sminuire di molto, a svilire, a rendere quasi, non dico superfluo, ma a rendere molto meno pesante, tra virgolette, la figura del conduttore, perché non essendoci partite da studio, da aggiornare, davvero la figura del conduttore si limita a dettare i tempi di intervento e magari a gestire finali con più gare in equilibrio, quindi a dare delle direttive in tal senso. Però vedere uno studio che dà i campi, dai risultati dei campi dei campionati stranieri, insomma, non è una cosa, non è proprio il massimo della vita, anche perché poi diciamo che magari sono risultati dati a beneficio degli scommettitori, questo senza dubbio, però non possiamo pretendere che un campionato, seppur prestigiosissimo e seguitissimo come la Premier League o la Liga, possa suscitare particolare passione da parte dell'ascoltatore. Quindi questa è un'innovazione sulla quale qualcosa da ridire avrei, qualche perplessità avrei, tanto più considerando che sono stati depennati i campi delle serie minori e quest'anno abbiamo addirittura il Palermo in quarta serie, quindi qualche cosina in più lo si poteva attendere. Però De Luca ha chiuso ricordando che, esprimendosi in maniera abbastanza convinta, segnalando come a suo avviso la Lega non sarà così miope, la Lega Calcio non sarà così miope da eliminare anche quella finestra ormai ridotta all'osso delle gare pomeridiane. Quindi se De Luca, che è uno che non parla al caso, insomma, è uno che del mestiere assolutamente, si esprime, si sbilancia, allora possiamo stare relativamente tranquilli per i prossimi anni, perché avremo comunque un nucleo di gare
Poi qualche sorpresa potremmo anche aspettarcela magari dal campionato cadetto, che nel corso degli ultimi anni ha più volte cambiato non solo il format, ma ha cambiato anche la disposizione oraria, la dislocazione delle gare. Ma non mi sorprenderebbe se il protoncino delle gare pomeridiane si ampliasse, quindi in qualche modo venendo andando a pareggiare quello delle gare di A, e quindi costituendo uno schema 3+3. Sarebbe questa una soluzione, a mio avviso, positiva, che implementerebbe sia la quantità, ma visto che poi il campionato cadetto è un campionato molto equilibrato con molti colpi di scena, anche la qualità della trasmissione. Comunque quest'anno, e qui mi riallaccio al discorso di Stefano, tutte le puntate domenicali sono state almeno accettabili, ecco. Quando è andata male sono state accettabili, ma spesso sono state scoppiettanti. Confermo. Aggiungere, Massimo. Dimmi. Se mi permetti, che una piccola postilla anche alla fiducia da avere nel suo futuro, anche rispetto alla chiusura di De Luca, che a proposito di ciclicità, adesso va abbastanza per la maggiore il discorso dello sviluppo sul mercato asiatico. Sappiamo che la Juventus, ad esempio, quest'anno ha chiesto di giocare molto spesso alle 15 proprio per questo motivo, per cui ritengo che comunque sia uno zoccolo duro di partite pomeridiane anche in quest'ottica sia da considerare quasi salvaguardato al 100%. Qui sarebbe da verificare la cosa, perché io ragionavo anche su discorsi macroscopici. Notizia di oggi: l'assegnazione dei diritti della Champions League Germania a DAZN, la nostra DAZN, e a Amazon. Ecco, in un'ottica di ampliamento dei diritti verso altri campi, non mi meraviglierei che dei broadcaster nuovi a cui non siamo abituati possano anche mettere il vincolo sulla radio. Io resto sempre di questo dubbio, poi spero di sbagliarmi, poi in calcio in Italia è altra cosa rispetto che in altri stati, però ad esempio entro 6 mesi si dovrà decidere sulla prossima Champions e sulla Serie A, la Lega Calcio è ridotta come è ridotta, però mai dire mai e vedremo cosa sarà. Approfitto prima di parlare velocemente di calcio, perché oggi abbiamo poco tempo e dobbiamo chiudere prima, un brevissimo discorso, perché dopo domani festeggiamo un altro compleanno che voi sapete benissimo, adesso vi faccio un attentato, nel senso che fra 2 giorni compie gli anni la testata giornalistica regionale della RAI, che compie 40 anni perché non più tardi di 40 anni fa e pochi giorni apriva Rai 3, la terza rete televisiva, che ha sempre ospitato gli impegni della attuale TGR, e la radio invece ha cominciato qualche anno prima. Le testate giornalistiche regionali sono state la linfa vitale di tutto il calcio. Alcuni personaggi hanno trovato fama attraverso queste, e la mia domanda è innanzitutto quanto sono stati importanti, e in un'ottica di rivedere tutto il calcio, magari con 2 campi di A, 2 campi di B, mi organizzerei con un calcio femminile in grossa espansione, provando a mettere la partita delle 15 del calcio femminile e mettendo magari una partita di CODD delle nobili decadute. Potrebbe essere un'idea che secondo me però in questo caso troverebbe l'ostacolo del contenimento dei costi in Rai, perché mandare tutti questi campi insieme alla questione postazioni potrebbe essere un problema. Stefano? Questo penso sia anche il problema, uno dei problemi che impedisce tuttora che la Serie C sia inserita in scaletta quando sarebbe invece necessaria. Sicuramente, ecco, la peculiarità così delle situazioni regionali comunque sia garantisce anche un costo azzerato, ecco, da un punto di vista, per cui sicuramente nella storia di tutto il calcio sono stati insomma, inviati le serie giovani un elemento fondamentale. Direi anche e soprattutto nelle ultime annate, o quantomeno sotto la gestione Cucchi. Sotto la gestione Cucchi c'è stato un utilizzo dei regionali che magari in quella Martegani immediatamente precedente non c'era, o comunque sia non era così massiccio. Cucchi invece ha investito i radiocronisti regionali, peraltro tutti, quasi nella totalità dei casi, con grande esperienza, quindi anche questo ha fatto la sua parte, però li ha investiti di un ruolo decisamente importante, facendogli scalare pian piano all'inizio le posizioni di scaletta, quando ancora i campi nella trasmissione erano di più. È stato
talvolta addirittura arrivando ad affidargli anche delle integrali. Quindi sotto la gestione Cucchi c'è stato sicuramente un incremento dell'utilizzo dei regionali in maniera anche meritata e in maniera fruttuosa. È un utilizzo che sostanzialmente poi Corsini sta confermando in questi ultimi anni, da quando ha preso il timone. Quindi questo va a confermare quello che è sempre stato poi, anche nella storia di tutto il calcio, un elemento fondamentale, perché i cronisti regionali comunque sono dei cronisti che, ma a livello, insomma, come sottolineava De Luca, un giornalista sportivo già di per sé è una sorta di onnisciente per definizione, per obbligo anche rispetto al tipo di ruolo che si trova a ricoprire. Diciamo che assimilabili a questa definizione sono anche i cronisti regionali, perché nelle sedi regionali, lo sappiamo, si occupa di tutto nell'ambito territoriale, dalla cronaca alla politica allo sport. Per cui questo non è sfuggito via via anche ai vari responsabili di tutto il calcio e della redazione sportiva, che ne hanno fatto sempre un uso importante, venendo ripagati da voci che sono poi anche diventate storiche della trasmissione, che poi sono anche approdate alla sede centrale talvolta e quindi hanno caratterizzato in maniera importantissima questi 60 anni. Eccomi qua, mi stavo perdendo. Francesco, un tuo parere. Sì, a proposito del discorso corsi e ricorsi, durante gli anni 60 i cronisti regionali erano sostanzialmente il gruppo più numeroso, perché tolti quei 3-4 nomi che poi non sono entrati anche in anni leggermente diversi, non in epoche diverse ma in anni diversi, il grosso della trasmissione era imperniato sui corrispondenti locali. Che dire, ne parlammo già in occasione di una delle puntate precedenti. Aggiungo che voci del genere sono anche, danno anche quel tocco di umanità fondamentale per una trasmissione così istituzionale. Lo hanno sempre dato, lo danno tuttora. Magari si perdona anche una certa simpatia che traspare per una squadra, per la squadra di caso, comunque la squadra di quel territorio. L'esperienza di tutto il calcio ha anche consentito a più voci di ritagliarsi una carriera di tutto rispetto e direi in qualche caso addirittura paragonabile o non inferiore del tutto a quelle dei grandi inviati storici. Oggi, per quanto voci regionali di grande qualità non manchino, mi sembra un po' più difficile però individuare una figura, una di queste figure in grado di ritagliarsi appunto una carriera di così alto livello come gli illustri predecessori. Non so se dipenda soltanto da scelte delle varie della sede centrale, oppure vi siano delle limitazioni in tal senso da parte delle sedi locali. Comunque in trasmissione l'attuale caporedattore è riuscito a scovare altri elementi interessanti. Faccio due nomi, sono gli ultimi arrivati: Luigi Carbone, che si sta ritagliando uno spazio decisamente interessante e credo che abbia che goda della fiducia da parte del caporedattore, e si sta alternando con Cappella dalla Campania a seguito direi ormai quasi ufficiale abbandono di Verna. E poi, al di là del discorso Puglia che facevamo, dalla Sicilia, magari in attesa del ritorno, che credo sarà comunque piuttosto rapido, del Palermo, almeno in Serie B, Mario Mezzatesta potrà essere uno di quelli che sentiremo abitualmente negli anni successivi. Al di là poi della questione a cui accennava prima anche Stefano in en passant, sulla Sardegna, per cui c'è Alberto Iazzi che è ancora per qualche potremmo dire in stand by, nel senso lo ascoltiamo molto poco, perché comunque il Cagliari sta guadagnando una reputazione a seguito della sua classifica, per cui da parte della sede centrale c'è sempre la scelta di inviare un cronista legacy Carminani sul posto.
Sì, concordo. Noi intanto abbiamo perso Stefano, che sto cercando di recuperare sperando di riaverlo a breve. Dovremmo averlo recuperato. Stefano, ci sei? Perfetto. Dovremmo parlare di calcio, ma il tempo è quello che è, abbiamo pochissimi minuti. Permettetemi solo di fare un'ultima domanda sulla radio, poi due domande rapidissime. Mi accodo al, e voglio un vostro parere da 30 secondi, sul fatto che l'anno scorso avevo assegnato il premio del migliore in campo ad Antonio Lopez. Quest'anno invece mi giocherei Luigi Carbone, partito molto in modo sommesso, senza stare troppo nell'occhio, ma che pian piano è diventato molto apprezzabile, soprattutto perché non è mai con un tono sopra le righe. Stefano? Sì, è vero, sono d'accordo. La crescita di Carbone è stata esponenziale, peraltro si è ritagliato non so quanto per scelta, penso più per motivi territoriali. Però si è ritagliato sostanzialmente il ruolo di leader della campagna, perché Cappella sostanzialmente in questa fase di stagione, se avete notato, lo ascoltiamo quasi esclusivamente da Castellammare di Stabia. Penso raramente sia andato, forse una volta a Benevento, ma rispetto al passato, alle stagioni scorse, l'abbiamo sentito quasi solamente da Castellammare, mentre Benevento e Salerno sono stati appannaggio di Carbone quasi sempre. Questo ha permesso una crescita rapida, devo dire che si è destreggiato molto bene nelle svariate, anche chiamiamole semi integrali, che gli sono toccate, ad dire in falli di linea, soprattutto il sabato del 18, è capitato spesso che ci fosse Salerno o Benevento come campo a fare da intercalare l'anticipo di Serie A. Quindi dimostra, sì, come sottolineavi, mai un tono oltre il dovuto, e devo dire anche un ottimo ritmo nella descrizione delle azioni, un'ottima anche proprietà di linguaggio, quindi è una conferma, insomma, di una fucina qual è stata la campagna sempre, in particolare anche nelle ultime stagioni, sempre ricca di radiocronisti affidabili. Quindi è stato veramente una scoperta importante, che ha sopperito anche assieme alla presenza comunque di Cappella, a prescindere che sia stato utilizzato quasi solamente da Castellammare in questa fase di stagione, ma ha sopperito alla ormai penso indisponibilità definitiva di Verna, visto i suoi ruoli istituzionali, e all'addio sostanzialmente della radio cronaca, la radio di Coppola, che continua a essere in seno alla DGR, ma penso anche lui con degli incarichi comunque di responsabilità che gli impediscono di essere presenti in radio. C'è De Lorenzo, che è ultimamente impegnato sul basket, però a livello calcistico, insomma, Carbone ha permesso a Cappella di rifiatare e anzi si è imposto addirittura in questa fase di stagione almeno come leader delle voci della campagna. Visto che ha già esposto il suo parere, hai altri nomi da propormi in alternativa a Carbone come migliore in campo di questa stagione, Francesco? Per quanto riguarda le serie regionali oppure tu curto, in generale, quanto riguarda... se dobbiamo segnalare se, in generale, se dobbiamo segnalare un migliore in campo quest'anno nel 2019? Beh, a questo punto rinnovo il nome di Daniele Fortuna. Se la giocano lui e Carmignani, perché sono, la loro crescita appare davvero a vista d'occhio ed è stata saggiata anche dall'ottimo rendimento in gare in competizioni europee. Poi, come ho fatto notare prima, in trasferta oltretutto le cose possono anche mettersi in un certo modo, nel senso che non sempre è facile condurre una cronaca in trasferta, per problemi tecnici o anche per delle condizioni ambientali che a volte possono toccare l'imponderabile, benché poi non abbiamo ancora sentito queste voci trasmettere dai territori, per così dire, bizantiniani, tipo Europa, estremo oriente dell'Europa, oppure che so, Turchia o via dicendo, quindi un maltempo vario. Però un po' tutti si sono ben disimpegnati nel corso di questa annata, non è una frase fatta, però devo dire che il rendimento è stato costante e su buoni livelli per tutti. Due domande velocissime di calcio prima di salutarci, perché abbiamo 2 minuti 2, vi chiedo una risposta breve. Innanzitutto, di chi è la colpa di quello che è successo a Napoli secondo voi? Del presidente della società o di Ancelotti? Stefano? Secondo me del presidente, quasi al 100%, perché da quello che ho potuto captare, da quello che filtra il rapporto tra Ancelotti e i giocatori,
al di là di certe tensioni che possono capitare, non era così disastroso come si vuole far passare. E il presidente questa stagione ha, secondo me, mandato sul loro del baratro l'ambiente della sua stessa squadra, con una linea di gestione dei rapporti con i giocatori e con l'allenatore stesso abbastanza inspiegabile. Un pugno duro portato all'estremo, alle prime difficoltà della squadra, che possono starci dopo degli anni comunque passati sempre al vertice, e da lì si è innescata una serie poi di conseguenze che hanno completamente staccato l'ambiente. Ma ritengo, ripeto, la staccatura sia tra la squadra e il presidente, ed era tra l'allenatore e il presidente, non tra l'allenatore e la squadra. Ammetto dei problemi tecnici possono sempre esserci, per cui la gestione di Laurentiis, come quella di tanti altri presidenti così vulcanici, come si suol dire, penso sia la principale causa. Insomma, un altro nome che possiamo fare in questa fase, in questa settimana, ad esempio il solito Cellino, che manda via Corini da Brescia, una squadra che era in difficoltà a livello di classifica, come è normale visto l'organico, ma che giocava bene, per prendere grosso per 3 partite, perderle, quindi finire in coda alla classifica e richiamare Corini. Purtroppo i presidenti con cui abbiamo a che fare spesso sono anche questi in Italia. Sì, Francesco, anche un tuo parere veloce? Sì, responsabilità terribili in gran parte della presidenza, però qualche responsabilità, una buona parte c'era anche a mio avviso il tecnico, perché ricordo che Ancelotti fu licenziato dal Bayern proprio a seguito di uno strappo con il gruppo storico e dei giocatori, che quasi ne reclamò a gran voce il licenziamento per poi vincere alla grande il campionato. Questa è il secondo licenziamento a stretto giro di posta, per motivi appunto ascrivibili a rapporti difficoltosi e sfilacciati con società e staff dei giocatori, quindi forse a questo punto poi possiamo dire che l'esperienza ancelottiana al Napoli è stata assolutamente negativa, e non valeva la pena forse da parte del tecnico italiano imbarcarsi in un'avventura che si sapeva comunque insidiosa, perché non aveva a disposizione il materiale umano che ha avuto invece in quasi tutte le squadre che ha allenato. Ultima domanda e poi ci salutiamo. Stefano, io guardo, tiro una linea a questo turno di Champions, e magari ragiono sul fatto che l'Inter in questo momento è avanti di 2 punti in Serie A, magari perde qualche passo in una delle prossime sfide e si trova a fine gennaio con magari qualche punto di distacco alla Juve, un campionato ipoteticamente compromesso. Se devo, fatta questa fantascienza che tutti i tifosi interisti in questo momento stanno toccando l'impossibile, abbiamo un serio rischio che faccia fatica a finire la stagione anche Antonio Conte, o sto facendo troppa fanto a calcio? E aggiungo, dobbiamo giocarci anche una parola sull'Atalanta dei sogni di questa settimana. Beh, rispondendo alla prima domanda, assolutamente no. Conte, penso sia la certezza più solida che abbia dentro in questo momento. L'unica situazione che potrebbe portare magari Conte a fine della stagione è, penso, la stessa scelta qualora nel mercato di gennaio la società andasse così a disattendere in maniera clamorosa le sue aspettative, visto che già un paio di volte comunque si è fatto sentire quanto è abbastanza accesi. Però per il resto Conte sta facendo degli autentici miracoli con l'Inter, ad essere in una posizione del genere in campionato, e in Champions ha fatto francamente quello che ha potuto, perché è andato comunque a giocarsi una partita decisiva contro un Barcellona già qualificato, il Barcellona B, tutto quello che vogliamo, ma un cavaliere titolare. Ora capite bene che per quanto uno possa stimare le qualità tecniche di Borja Valero, è un dato quasi agghiacciante, per usare un termine caro per lo stesso Conte. Quindi Conte fa davvero dei miracoli. La stagione dell'Inter si giocherà sicuramente sul mercato di gennaio, perché almeno tre innesti sono necessari, probabilmente 2 a centrocampo e 1 davanti, per cui se la società Inter dovesse agire in questa maniera sul mercato, l'Inter potrebbe anche giocarci le sue carte fino in fondo in campionato, altrimenti sarebbe dura, per quanto adesso non abbia più l'impegno di Champions, ma c'è un impegno di Europa League che io credo debba essere onorato, perché comunque è una squadra, che una società
che da 10 anni non alza un trofeo, quindi andare così a fare anche una cernita, una selezione tra le varie competizioni e eliminarne alcune così arbitrariamente mi sembra un lusso dell'Inter in questa storia che non possa permettersi. L'Atalanta ha dimostrato invece che le imprese insomma sono possibili al di là del pronosticabile, perché dopo le prime 3 partite, dopo il girone di andata di Champions, penso che neanche i tifosi bergamaschi più fedeli avrebbero puntato un euro sulla qualificazione della propria squadra agli ottavi. E l'impresa è roboante perché è stata ottenuta in casa dello Shakhtar Donetsk, che è una squadra di grande esperienza europea, ma non solo, era la diretta concorrente dell'Atalanta, non era una squadra fuori dalla lotta e quindi una trasferta complicata, ma comunque non contro un avversario diretto come può capitare all'ultima giornata. Era l'avversario diretto, l'Atalanta doveva battere lo Shakhtar per mandarlo fuori dalla competizione, era un vero e proprio turno ad eliminazione diretta. L'Atalanta è andata a vincere 3-0 in casa dello Shakhtar in Ucraina, quindi è stata un'impresa veramente storica, tra le più storiche degli ultimi anni del calcio italiano, e ottenuta con ogni pronostico, quindi conferma tutto quanto di buono si è sempre detto sulla squadra di Gasperini e su Gasperini stesso. Francesco, in breve un tuo commento su quanto detto. Punto 1 sull'Inter: escludo tassativamente un'ipotesi di allontanamento di Conte, però su quanto diceva Stefano, insomma, vorrei, non sono del tutto d'accordo, perché sì, il girone di Champions era piuttosto difficile, poi è stato anche, si è complicato strada facendo per via di alcuni risultati, però ecco, in certe occasioni devi buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi le riserve del Barcellona in casa tua vanno battute, anche se è il Barcellona, perché poi la vittoria dell'Atalanta in condizioni anche ambientali molto difficili e senza oltretutto il conforto dell'esperienza internazionale che i bergamaschi non hanno in quasi nessuno, credo, dei loro elementi, non me ne viene in mente alcuno che abbia giocato diverse stagioni in Champions, l'esperienza dell'Atalanta insegna che a volte bisogna comunque buttare il culo oltre l'ostacolo, e quindi la Champions dell'Inter a mio avviso non è positiva, non va oltre il 5, al di là delle buone prestazioni offerte che sono in trasferta a Barcellona o per una buona parte della gara, metà gara a Dortmund, però il campionato dei nerazzurri è un campionato di vertice e denota anche una maturità che ha acquisito la squadra. Una squadra tra l'altro da alcuni anni, da un paio d'anni, che comunque aveva dimostrato di poter stare a lungo, o meglio, poter stare con continuità nel gruppo di testa senza quegli alti e bassi che le avevano caratterizzato le gestioni precedenti fallimentari. Quindi ho risposto in qualche modo anche al punto 2 sull'Atalanta, che è la migliore squadra italiana, bisogna dirlo, in relazione anche alle disponibilità economiche, ma da un punto di vista di management, di gestione, anche di cuore, se vogliamo, del crederci, è davvero una squadra eccezionale. Questa impresa resterà assolutamente nella storia. Poi non è detto che finisca qui, ecco, perché il sorteggio potrà anche abbinare la squadra di Gasperini ad una formazione non così terribile, anche se quest'anno mi sembra di poter dire che essendoci negli ottavi esclusivamente squadre dei maggiori campionati europei, le gare delle nostre squadre saranno comunque delicate a prescindere dai sorteggi. Perfetto, noi siamo andati fin troppo lunghi. Io ringrazio per la collaborazione in tutto quest'anno intanto Stefano Stradotto, a cui do ovviamente appuntamento, come ci eravamo detti, a venerdì 17 gennaio per la ripresa della trasmissione. Sarà complicato organizzarla perché abbiamo finito le idee, ma ci ripromettiamo di avere queste feste per organizzare magari ancora qualche ospitata speciale. Intanto Stefano, ti ringrazio, ti auguro una buona serata e delle buone feste. A voi Massimo, grazie, auguri anche a tutto il calcio blog, che insomma arriva. Che fra poco più di un'ora diventa undicenne, fra un po' dovremo esatto. Quindi, finiremo in pubertà. A te, a Francesco, ovviamente, al 2020. Ok, grazie Stefano, aggiungo i ringraziamenti e gli auguri di un sereno 2020 e tutte le feste, tutto l'armamentario anche al nostro Francesco del Giudice. Francesco, mi ricambio.
ricambio gli auguri e grazie mille ovviamente per l'ospitalità che ci concedi sempre, ti hai concesso lungo quest'anno, e speriamo dai anche nell'occasione dell'anno prossimo. Buone feste a tutti. Grazie anche a Francesco Del Giudice per essere stato nostro ospite. Si chiude qui questa puntata, la 13ª della serie di TCB Show. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato oggi, Massimo De Luca, Roberto Pelucchi e Francesco Del Giudice e Stefano Stradotto. Ripeto, l'appuntamento è per il 17 di gennaio. A me non resta che ringraziare innanzitutto coloro che hanno creato insieme a me 11 anni fa questo sito, Marco D'Alessandro e Emanuele Pinto, anche se lui non fa più parte della nostra squadra. Vedremo se nel corso degli anni riusciremo poi a recuperarlo. Non c'è altro da aggiungere se non augurare a tutti gli ascoltatori e coloro che come al solito ci visitano, ci frequentano e frequentano i nostri canali di rimanere sintonizzati, oltre a invitare a rimanere sintonizzati con noi, darvi appuntamento per il 2020. Vi auguriamo un sereno Natale, delle serene feste. Noi non stacchiamo mai, quindi saremo spesso a farvi compagnia durante questo Natale, nonostante il blocco dei campionati. Da Massimo Verona, di nuovo rinnovandovi gli auguri, vi auguro una buona serata e a risentirci. RTCB, la radio di RaiBobo.it e tutto il calcioblog.it. RTCB Show, il talk di tuttoilcalcioblog.it.